Ciao ragazzi, come state? Oggi apro con voi questa... non saprei neanche cos'è, serie, non lo so. Sono della Zuru e sono i Rainbow Cones Itsy Glitzy Surprise. Li ho trovati da The Toy Shop e ho sempre visto le versioni quelle super gigantesche con con la pancia glitterata, non glitterata, quella con le paillette magiche, come le chiamo io. E ho visto che hanno fatto questa versione mini, era in promozione e quindi ho detto, ma sembrano carini, perché non proviamo a prenderli? E quindi li ho presi. Allora, ci sono 4 uova, come potete vedere all'interno. Pop e Swap, Gem Earth. Quindi praticamente ci sono, c'è il personaggio con la sua gemma, che diventa anche un... sembrerebbe un anello. Questi sono gli artwork, guardate che adorabili e super carinissimi. E c'è anche la versione rara, infatti è scritto cerca il raro Itsy Glitzy, che è tutto oro. Dietro troviamo tutta la serie, che è composta da... non c'è scritto quanti, no... c'è scritto so many surprises inside, quindi tante sorprese all'interno. It's time to shine, quindi è il tempo di brillare. Collect them all, quindi collezionali tutti. Ce ne sono veramente tantissimi e che carini che sono, no? Cioè gli artwork qua sono pucciosissimi, no, belli che sono. Sono anche i rari, che sinceramente non mi piacciono, ma li wow, li adoro. Ok, andiamo ad aprire la confezione. Vi dico, li ho presi proprio di prova. Spacchiamo tutto. Sono super carini, però sapete, non sapevo, non avendo mai presi neanche versione grande, non sapevo cosa aspettarmi e perciò ho preso soltanto un pack. Che carine che sono le uova! Cioè, allora, è un po' tipo una scopiazzata degli Hatchimals, sinceramente. Però queste uova sono molto più carine degli Hatchimals, scusate, fatemelo dire, ma sono adorabili. Allora, vediamo la checklist. Ma vabbè, che carina. Allora, è fatta così, si apre, cuoricino. Qui abbiamo dentro al nido. All new sparkly surprise inside, quindi ci sono tantissime sorprese all'interno. Praticamente le gemme si staccano, puoi metterle appunto nel... l'anello, e ce ne sono tante da collezionare, guardate. E dietro abbiamo la check che abbiamo visto prima, che sono troppo carini. Ok, vabbè, bando alle ciance ragazzi. Allora, vediamo un attimino. Oh, ma non si rompe, cioè nel senso si apre, che belli rimangono. Ok, calmiamoci. Allora, c'è questo dorato con anche il cuore dorato, ha l'apertura facilitata, trasparente con tutti i punti di domanda e funziona. Sono fatti in plastica opaca con dei rilievi, se vedete ci sono dei punti di domanda e dei cuoricini e la scritta Rainbow Cones, che sono lucidi. Apriamo. Vabbè, sono un po' emozionata, devo essere sincera. Oh, che carino. Allora, c'è il personaggio, che non so che personaggio sia questo, che animale è? È adorabile, eh? Cioè è molto carino, ma non so che animale sia. Qua lo potete utilizzare anche come... per le matite, insomma, non mi veniva in mente il termine corretto. Ma ha qualcosa in testa? Aspettate, vediamo un attimino. Allora, abbiamo questo che presumo sia per noi, che è una clip glitterata, trasparente, arancione, l'anellino, una farfalla, un fiocchettino, che presumo sia... oh, che carino, adorabile, perfetto. E poi c'è anche il cuore che si può appunto staccare e sull'anellino si può mettere o il cuore, che qui... wow, che bel salto che ha fatto. Allora, aspettate, va così. E allora,
Vabbè, avete capito, va il cuoricino oppure si può mettere la farfalla. E ovviamente non mi va a me. Nel mignolo mi va. Eccolo qua. Che carino. E poi, se no, lo potete anche mettere. No, vabbè, si mette anche qua dietro. Oh, ragazzi, io adoro questa cosa. Mi sa che se ne trovo altri in promozione li prendo. No, vabbè, che carino. Super puccioso. Vediamo come si chiama. Eccolo qua, è Ginger. Che carina. No, beh, carina, carina. Mi piace, sono adorabili. Cioè, ci vorrebbe una bacheca solo per loro. E credo che si possa mettere anche il cuore volendo, perché ha lo stesso spazio. Però non dice niente il cuore, no, decisamente la farfalla, tutta la vita reali da farfalla. Quindi questo è il primo personaggio. Poi il cuore io lo rimetterei al suo posto con gli accessori che si possono inserire dentro di nuovo. Lo chiudiamo e poi è carino anche questo perché volendo si può anche. No, perché si è andato via. Si può utilizzare, cioè nel senso non dovete buttarlo via. Secondo me è comodo anche per, non so, se magari dovete andare via, mettere qualche gli orecchini, tipo, cioè è riutilizzabile, quindi mi piace come cosa. Apriamo adesso questo che ha l'unicorno che va dal blu verso il fucsia e questa parte, che cos'è? Non è un rosa, vabbè, un po' un colore un po' particolare. Vediamo che ci sarà all'interno. Qualcosa di molto carino. Cucciolo, questo è proprio un Pegaso dovrebbe essere. Che carino! E qui ha, oh, la spilla a forma di arcobaleno con le nuvole, la spilla, vabbè, la mollettina, l'anellino azzurro, le ali glitterate oro, bellissime, e il fiocchettino dorato. Allora, mettiamo via gli accessori e chiudiamo. Che carino. Allora, mettiamo. Dov'è qua? Sono adorabili. Cioè, guardate, è pucciosissimo. E questo è. Vediamo. Allora, rosa. Dove sei? Perché li mettono in questa posizione? Eccolo qua, dovrebbe essere questo. Gemma si chiama. Ginger e Gemma, proprio in sintonia. Ecco, si tengono anche per manina. Carino, li adoro. Va bene, ragazzi. Andiamo avanti, apriamo questo che dal giallo va verso il verde e il cuoricino sembrerebbe un verde glitterato. Scimmia! Questa però non sembra venuta bene. Sì, non mi fa impazzire, però è simpatica, ma non mi fa impazzire. Qui abbiamo tutti gli accessori sul rosa, molto bello questo. Mentre per lei ci sono gli accessori. Hanno sbagliato, ne hanno messo uno in più, mi sa. O ha più di un buchetto? No, no, hanno messo un fiocchetto in più. Quindi, allora, questo glielo metto qui. Le ali le mettiamo dietro. Carino. Eccola qua. E vedete, c'è un fiocchetto in più. Finito per sbaglio. E questa si chiama. Dovrebbe essere questa, Emmy. Credo. Sì, mi sembra proprio lei, non ce ne sono altri simili, no. Che, non lo so, secondo me è venuta un po' male. Sì, cioè praticamente il colore l'hanno sbagliato, vedete che il naso è storto e è tutto un po' sfalsato, peccato, però carina. Mettiamo dentro il fiocchetto che c'è in più. E apriamo l'ultimo ovetto, eccolo qui, che è rosa dal fucsia a rosa perlato. E ho trovato un'altra scimmia. Un
Monty Grotto. No, beh, che simpatico. No, bellissimo. È troppo simpatico questo. Guardate che simpatico. Pucciosissimo. Qui abbiamo la versione sull'azzurro. E poi gli accessori. Sono le ali bianche perlate. Ok. Il fiocchettino a pua rosa. No, forse stava meglio anche senza fiocchettino questa. E questa è eccola qua, Diva. Chissà perché qua li hanno messi un po' in piedi, un po' seduti, un po' così con là. Potevano farli veramente un po' diversi. Qua invece li hanno messi un po' tutti seduti. E sono carinissimi però, eh? Cioè, dai ragazzi, non li trovate adorabili? Devo essere sincera, mi piacciono. Allora, il packaging è fatto molto meglio degli Hatchimals, mi piacciono molto di più proprio perché non si butta via, lo si può riutilizzare, quindi già questo è il loro punto enorme a vantaggio. Ci sono diversi accessori che possono essere utilizzati anche dai bimbi, però indubbiamente gli Hatchimals sono realizzati meglio, nel senso hanno una più cura del dettaglio rispetto appunto a questi Rainbow Cones. Però il concept è molto carino, quindi ci sta tutto sommato. Ok ragazzi, niente, per questo video è tutto. Sono un po' indecisa se comprarne altri, perché sono carini, ma non lo so. Io adoro le uova, sinceramente, sono bellissime queste. E però, non so, i personaggi non sono fatti così bene da dire wow, voglio collezionarli. Quindi non lo so, non lo so. Ok, quindi per questo video è tutto, mi raccomando ragazzi, pollicione in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione a tutti, ciao ciao!